giorno importante anche per quanto riguarda il discorso legato all'Inter, con la trattativa che contraddistingue il rinnovo contrattuale di Mauro Icardi, che ancora non è arrivata ad un punto di svolta. È arrivata invece a questo punto quella per Milan Skriniar, che è prossimo a siglare un rinnovo contrattuale con tanto di adeguamento con i colori nerazzurri per il prossimo quinquennio, senza clausola rescissoria, fumata bianca ad un passo, se non altro metà del lavoro da parte di Marotta è stata portata a termine. Subito con il caso Icardi in primo piano, Giovanni Capuano, ci sono anche le parole di Beppe Marotta per quanto riguarda ovviamente le notizie che sono arrivate in giornata. Abbiamo visto quello che ha detto Beppe Marotta. Si può parlare di scontro tra Spalletti e Marotta? Sì, si può parlare di scontro, forse si poteva parlare di scontro anche prima. Questo è il terzo episodio da quando Marotta è sbarcato a Milano che vede Spalletti contrapposto. Secondo me ci sono due certezze. La prima è che Spalletti ha capito di non essere in cima ai pensieri di Marotta come allenatore dell'Inter nella prossima stagione, e questo evidentemente gli crea un cortocircuito. La seconda, mi pare di aver capito, mettendo in fila un po' di cose, che il rinnovo di Icardi non sta in cima, e quindi il futuro di Icardi all'Inter non sta in cima, al di là delle parole, ai pensieri dell'Inter. Perché oggi mi sono preso la briga di dare un'occhiata nei grandi club italiani a quali sono i giocatori considerati più importanti e qual è la loro scadenza di contratto. Nel 2021 ne ho trovato uno, del quale però si parla di un rinnovo imminente, che è Mandzukic con la Juventus. Tutti gli altri che sono in scadenza nel 21 o non ancora prima nel 20 sono giocatori che per mille ragioni o sono a fine carriera o hanno dietro una storia particolare. Mi viene in mente Milik, che viene da 2 anni di infortuni, per intenderci. E insomma, quando noi diciamo il 2021 è lontanissimo, in realtà diciamo una cosa non vera per i tempi del mercato. E Spalletti avrà mille torti, ma l'altra sera a Parma a un certo punto ha detto: non è possibile trascinare per mesi questa situazione. Ecco, questa cosa secondo me lui ha ragione. Alfredo, ma non potrebbero parlarsi senza andare poi davanti alle telecamere, sui giornali, e la risolviamo una volta per tutte? Perché si è capito che dall'inizio Spalletti e Marotta, comunque forse il feeling non sia proprio quello idilliaco e di quelli migliori, possiamo dire. E prima a me questa storia ricorda, no, lo puoi dire, hai fatto bene a dirlo. Io sono d'accordo con Giovanni, tranne l'ultima parte. Volevo premettere che mi sembra pari pari la storia dell'ultimo anno a Roma, quando c'erano altre storie, screzi, problemi, interferenze, situazioni ambientali, incomprensioni con la dirigenza, col presidente che non c'era, col direttore sportivo, col consulente, tutto quanto, e lui ogni giorno si occupava di altre cose come se avesse già previsto di andare via. Mi sembra uguale. Cioè, manca soltanto la sceneggiatura, è diversa, la location è la mia alle spalle, ma adesso è Milano, quindi sono due cose completamente differenti. Io l'unica cosa che però non condivido di Spalletti è quando si occupa di vicende contrattuali, e qui non sono d'accordo con Giovanni, perché per me lui, come non doveva dire di Perisic che non ha giocato perché l'ha chiesto lui, io non ho mai sentito Gattuso, Allegri, un altro, Inzaghi dire: ma sul rinnovo di contratto è giusto che i direttori vadano a parlare col diretto interessato. Per me è una roba non di sua competenza, ma ripeto, per me lui ha già capito che malgrado un contratto in scadenza nel 2021 andrà via, e sta utilizzando lo stesso metodo che lo ha portato poi a lasciare la Roma. Avvocato Capello, anche a livello, non dico legale, ma a livello organizzativo, quando c'è un rinnovo così importante, l'allenatore fa bene a parlare? Deve parlare solo l'amministratore o il direttore? Qualcuno, sicuramente all'Inter qualcosa in questo momento, su questa vicenda la sta sbagliando. Ma normalmente in questi casi chi parla è la società. Il problema è quando a parlare per la società sono più di una persona. Si può anche decidere che la posizione della società è quella dell'allenatore, perché certo. Però deve essere una. Qui il problema forse è che si percepisce che due o più soggetti all'interno della società vedono la situazione di Icardi come con un'urgenza diversa, con la necessità di trovare una soluzione molto diversa. Ma è un problema una scadenza al 2021 in questo momento. Poi abbiamo anche i numeri del rinnovo di Icardi con la regia e con il coordinamento, questa sera affidato a Samuele Ragusa, perché i numeri sono importanti, si parla di un rinnovo importante allo stesso tempo, però la tempistica è giusta oppure stiamo forzando perché va andando rafforzato? Perché poi alla fine la domanda è anche questa, avvocato. Io sono d'accordo su questo, io credo che sia questa la lettura giusta. L'Inter si è trovato messo in una situazione che poteva aspettare per trovare una soluzione, la reazione è stata quella di una società che dice: sì, va bene, con calma, ci sono tutti i tempi sono per trovare una soluzione, quindi rinnovare, o ci sono anche i tempi per pensare una soluzione diversa, ma si è trovata non sotto attacco ma sotto pressione. Io credo che la reazione dell'Inter dalla parte della società in questo momento sia abbastanza chiara, perché se in tutto questo Icardi avesse fatto 3 gol, non saremmo qui a parlarne, no, come sempre.
Icardi o non Icardi, Bartolo Mutti, la posizione di Spalletti paradossalmente diventa forte quando si parla di mercato, ma dovrebbe essere più debole perché l'allenatore c'entra poco, ma diventa debole quando si parla di calcio perché i risultati stanno andando contro all'operato di Spalletti. La squadra è forte ma sta deludendo ampiamente le aspettative, fuori dalla Champions, fuori dalla Coppa Italia, ma è stata in corsa per lo scudetto, è terza in classifica, infatti, però la posizione dell'allenatore è debole oggi. Ma è debole però, e in questo momento per me Spalletti deve tutte le sue energie riversarle proprio nello spogliatoio, sul campo, perché i numeri sono contro di lui, insomma, fuori dalle coppe, ma anche per lo stesso Icardi, insomma, la pretesa del rinnovo giustamente è logica, è professionale, però la priorità per me adesso per l'Inter è difendere il terzo posto, che è anche a repentaglio. Ci sono squadre che veramente stanno rinvenendo, stanno facendo bene, sono riorganizzate, sono in piena salute mentale e anche ambientale molto cariche. Per cui disperdere anche queste energie per me è deleterio. Cioè, il contratto è una cosa, l'aspetto contrattuale è importantissimo, però per me in questo momento l'allenatore ha una responsabilità importantissima di portare a casa degli obiettivi che finora sono sfuggiti. Nicola Legrottai, è un Inter che comunque non gioca bene, va bene, ha vinto a Parma, però ha perso gli obiettivi più importanti. Spalletti fa le pulci a Beppe Marotta e noi ad oggi dovremmo dire a Spalletti: guarda che Ausilio ti ha fatto una bella squadra, e invece tu quest'anno hai deluso fortemente le aspettative della vigilia, si può dire, da collega a collega? Sì, ha deluso un po' tutti l'Inter, perché all'inizio tutti ci aspettavamo che fosse, no, la squadra antagonista per eccellenza alla Juventus, sì, come organico. Qualcuno addirittura ha detto che poteva essere la vincitrice del campionato inizialmente. Mi ricordo quanti addetti ai lavori hanno detto vincerà l'Inter, ma la delusione è che ci sono 20 punti di svantaggio dalla Juventus. Questo è molto, è clamoroso dal punto di vista statistico. In più io credo che quando c'è un fuoco, il fuoco più lo alimenti e più danneggia, più poi va a far morire qualcosa di più importante, quindi bisogna non alimentare il fuoco per spegnerlo. Però scusami se ti interrompo, ma ti voglio portare su una discussione. Quanti l'Inter ha 43 sono punti, a 20 dalla Juventus, il Napoli a 52 e Milan a 39, con tutti i problemi, senza Bonaventura, senza Biglia, con Higuain che non ha fatto bene, la squadra è stata rivoluzionata all'inizio senza società, Lazio, Atalanta e Roma a 38, cioè hanno soltanto 5 punti di differenza con l'Inter che ha fatto un mercato clamoroso. Diciamo che è disastroso, tra virgolette. Quindi Spalletti forse in questo momento dovrebbe stare un po' più in silenzio che parlare del problema Icardi, o sbaglio? Infatti, non alimentarlo, stavo dicendo questo. Bisogna aspettare il fuoco, quando non lo alimenti, quello piano piano tenderà a scemare. Invece si sta alimentando. Ma se non parla di Icardi, gli chiedono, gli presentano il conto, Nicola. Sì, se non parla di Icardi. Se non parla di Icardi, gli serve per cambiare argomento, altrimenti gli devi fare l'elenco della spesa che voi avete fatto giustamente, studi, il mercato, la situazione, a luglio, ad agosto, chi gli hanno preso, i 20 punti, i 5 punti soltanto in più dell'Atalanta. E a lui serve parlare di altre cose, non sapendo dal mio punto di vista che queste cose qui lo inchiodano ulteriormente, perché io ripeto, io non ho mai visto un allenatore dire scusate, domani mattina è giusto che il direttore Rossi vada a parlare con gli agenti del centrocampista Bianchi perché deve rinnovare domani. Un allenatore, se dice una cosa del genere, l'hai mai ascoltato recentemente? Ma non dai grandi allenatori, in generale, io non l'ho mai ascoltato. Ma non in Serie B, in Serie C, non entro in altre categorie. E sono delle cose strane. Però che non Nicola, scusa Alfredo, Nicola Legrottai è stato in due grandi società, lo è anche l'Inter, attenzione, però in due grandi società all'epoca gestite comunque in maniera molto, tra virgolette, in senso buono, dittatoriale, la Juventus e il Milan, era il Milan di Galliani. Comunque sei stato in due società forti. Queste cose succedevano oppure restavano all'interno della società, dello spogliatoio? Come si gestivano? A volte è successo, a volte no. Io parto dal presupposto che un regno diviso non può mai funzionare, quindi il regno significa che se la società non è d'accordo con l'allenatore viceversa con la società, e i giocatori non hanno un'idea che l'allenatore è colui che comanda a livello tecnico e qualche dirigente tende a sovrapporsi all'allenatore, ecco che lì dopo un po' si spacca tutto. Io credo molto nell'equilibrio, nella gerarchia dei ruoli. Credo molto in questo, perché dove c'è ordine per forza di cose arriverà qualcosa di buono, dove c'è disordine arriva qualcosa di non buono. Quindi secondo me da fuori sembra, se stiamo parlando di questo, molto probabilmente da fuori si percepisce questa situazione, e dove l'Inter deve lavorare.
Allora, l'Inter è reduce dalla vittoria di Parma, ma con una vittoria non puoi risolvere il problema in 90 minuti, Bortolomuti, perché abbiamo visto la Coppa Italia, abbiamo visto come è andata la Champions, abbiamo visto come è andata con il Bologna. È un Inter che per uscire dalla crisi oggi cosa dovrebbe fare? Andare più avanti possibile in Europa League? È una squadra che comunque deve almeno blindare il terzo posto, cosa che oggi prima la classifica l'abbiamo vista, certo, non l'ha blindato, certo, sicuramente. No, erano guai se non avesse vinto questa partita qui. È un percorso che è anche rischiato per di appunto, più, per cui ci sono state se anche non era 43 ma era 40, con quella che era 38 inizia via a trattare. Però è un percorso... ha rischiato anche adesso, no, perché sennò l'Inter è in un brutto momento, ma sabato sera a Parma mi sembra che abbia fatto un secondo tempo in cui ha rischiato più di vincere che di lasciargli la partita, perché altrimenti raccontiamo Inter Bologna. Parma-Inter è stata poi, profondamente diversa come partita. Sì, però è stato un passaggio importante, sì, anche sì, mentale, visto il momento che sta vivendo. Ma soprattutto perché ha recuperato due giocatori, che almeno sono arrivati al 60% del loro rendimento. È importante che questi giocatori abbiano un proseguo della loro continuità, proprio come condizione. Sono dei veri leader, in questo momento l'Inter ha bisogno di queste personalità. Ma tu hai detto la cosa più giusta di tutte, perché sentiamo dei grandi discorsi, l'Inter, la storia dell'interismo, noi dell'Inter, noi qua, lì ognuno guarda il suo orto, sì. Icardi cavalca il fatto di essere l'unico fuori classe dell'Inter e siamo al quarto rinnovo in 5 anni, l'Inter cavalca il fatto che non segna più un gol da un mese, Spalletti cavalca il fatto che deve andare via, allora spara. Marotta cavalca il fatto che ma ognuno cavalca i fatti suoi all'Inter. Io mi ricordo, Moggi avrà mille difetti, ma quando Ancelotti aveva molte voci di esonero a Torino, lo portò negli spogliatoi e disse, signor Ancelotti, dicendo una bugia mirata, sarà nostro allenatore per i prossimi 2 anni, per salvaguardare l'Inter. Qui ognuno pensa agli affari. Scusate, ma tu parli di Europa League, ma questi qui sono, devono tornare in Champions League, dove hanno appena fatto una figuraccia. Guarda, prima hai espresso, un concetto veramente importantissimo. Certo. Lo spogliatoio deve avere la sua identità, la dirigenza, la sua identità ben precisa. Devono essere. Poi devi lavorare in sintonia. Ma tu non puoi pensare all'Europa League dopo l'Europa. Tu devi tornare in Champions per una questione finanziaria, sportiva, perché sei l'Inter, perché ha detto perché hai anche i mezzi e la potenzialità. Ma non credo che le due cose siano. Io non credo che le due cose siano. Cioè che tu non puoi pensare di tornare in Champions pensando quest'anno a far bene l'Europa League. Cioè adesso che ci sei, voi mi dovete spiegare perché l'Inter con la storia recente che ha in Europa, che è la storia di una squadra che non c'è mai stata negli ultimi 6 o 7 anni o quando c'è stata in Europa League, ha fatto brutte figure, non può ragionare come hanno fatto, io non ti cito squadre minori, il Chelsea, l'Atletico Madrid, il Manchester United, sì, cioè squadre che quando si sono trovate in quella situazione hanno giocato per vincerla. È vero. Il Manchester un anno fuori dalla Champions ha vinto l'Europa League, non è che ha detto noi siamo altra cosa. Ma stiamo parlando da un quarto d'ora di un'altra roba, del fatto che ognuno pensa ai suoi obiettivi, uno al contratto, uno però, agli alibi, ha detto però benissimo io faccio Alfredo, fatica a mettere solo Spalletti sul banco degli imputati in questo quadro che hai fatto te, mentre mi sembra che generalmente si faccia un processo a Spalletti. Marotta, Icardi, Spalletti, tutti. Ognuno pensa agli affari suoi, non mi sembra il modo per fare che tu insegui l'Europa League, il quarto posto, lì, qui il dato di cioè hai vinto a Parma in una situazione complicata contro una squadra carica e esci e la prima roba che dice è adesso i direttori devono andare dai carri. Sì, ma hai vinto a Parma, che cosa vuol dire in quella situazione? È molto importante. Vuol dire fondamentalmente che quella squadra appena si è trovata veramente col rischio di compromettere il terzo posto e quindi diciamo l'obiettivo principale della stagione, a quel minimo si è ritrovata e siccome è una squadra forte è andata su un campo difficile contro una squadra che in questo momento sta bene e ha vinto anche bene, meritatamente, giocando un buon secondo tempo. Questo ti racconta che molto dei punti lasciati in precedenza era una questione di testa. E siamo d'accordo. Allora tu per sistemare le questioni di testa rinizi una buriana alla fine della partita. Dipende che lettura dai. Spalletti secondo me è convinto che una parte di quella crisi sia stata provocata da fuori e gli sia piovuta dentro lo spogliatoio. Io non dico che abbia ragione o torto, io dico che Spalletti è convinto che una parte di quei motivi della crisi gli vengano da fuori, che Perisic sia un problema societario e non suo di gestione, nel senso che la crisi di Perisic non sia stata causata da un problema con l'allenatore, che Icardi non sia un problema di rapporto con l'allenatore, ma sia una cosa che gli venga da fuori e si trascini da una dialettica con la società. Cioè io credo che la posizione di Spalletti, che non sto difendendo, che però secondo me andrebbe inserita in un contesto generale, ma i 20 punti dipendono da queste cose, Giovanni, perdonami, ma i 20 punti dipendono da queste cose.
i 20 punti di ritardo dipendono da queste cose, no, ci sarà pure qualche punti, colpa no, però sua. Alfredo, i 20 punti di ritardo, Alfredo, i 20, il campionato, dell'Inter, è finito alla quarta giornata, a parte che l'Inter non è mai stata in corsa per vincere lo scudetto, perdonatemi. Non è mai cominciato il campionato, secondo me. Però, detto questo, bisogna anche essere onesti, nei 20 punti di distacco che ha l'Inter oggi dalla Juventus, c'è qualche punto in meno dell'Inter e c'è una squadra, la Juventus, che le sta vincendo tutte e quello fa 20 però punti. Però ci sono 7-8 partite imbarazzanti, degli 11 punti di però distacco. Ci sono 7-8 partite, parleremo. Cioè, la Juve le vince tutte da 20 anni, quindi no, non è un problema quello. Ci sono però 7-8 anni, però la Juve è uguale, va sopra, cambia 90 poco, il significato è quello. Sì, no, ma lascia perdere i 90 punti, che quando ne facevo 83 gli altri ne facevano 65. Quello, No, perdonami, ma secondo me non è il problema del distacco la Juve, le prestazioni imbarazzanti, 7-8 in questa stagione ci sono 7-8 partite dell'Inter, che se tu non, che se non mi dicessero l'Inter, penseresti a un'altra roba. E questo è il problema serio, che le prime 4-5 imbarazzanti, poi c'è stata la fase a dicembre in poi imbarazzante, partite alcune inguardabili, che non possiamo secondo me giustificare con il problema del rinnovo di Cardi e col fatto che Perisic volesse andare via, altrimenti noi diamo agli allenatori tutti gli alibi di questo mondo. Io credo che Spalletti abbia bucato quest'anno clamorosamente. Io credo che Spalletti abbia una sola vera sua grande colpa. Poi se poi doveva passare a Milan alla Juventus, che per l'anno siamo tutti un po' più stretti, che sta arrivando la colpa di Spalletti argentino. È che Spalletti ha garantito e ha portato Nainggolan all'Inter . E Nainggolan non è stato il giocatore che serviva. Questa è la colpa sua. Però sul mercato tutti lavorano, tutti possono sbagliare, sì, quindi va però, bene. Adesso non possiamo mettere la croce a Spalletti, che ha sbagliato da questo. È un giocatore che ha avuto, l'ha detto lui anche sabato sera, dei problemi extra campo, che però, tutti qualche mese fa ci chiedevamo, avrà ancora, saprà, però, e di fatto possiamo Spalletti tirare la croce addosso a Spalletti, quando è arrivato Nainggolan all'Inter siamo stati tutti d'accordo, è stato fatto un grande colpo. Quando l'ha preso Nainggolan eravamo tutti con le bandierine. Purtroppo succedono anche anni sbagliati. ci sta, il giocatore si può sbagliare sul mercato, e anche se qualora avesse garantito qualcosa Spalletti, è Nainggolan che deve essere intorto con se stesso, non Spalletti con l'Inter, perché se ancora non ha capito quanti anni ha, che deve fare il professionista, che non è più un bambino, che ha un valore, e poi quando ha preso Nainggolan tutti eravamo d'accordo, complimenti, grande applauso, poi se continua a essere il bambino tra virgolette, va in discoteca e non fa il professionista, Spalletti non ha colpe. La colpa di Spalletti è che l'Inter non ha un gioco, che è uscita in Champions League, la colpa di Spalletti è che parla troppo, che parla di cose che non gli appartengono. Queste sono forse le principali responsabilità di Luciano Spalletti.